E le Good Girls sempre che ritornano. Siamo tornate. Siamo tornate. Oggi è il 19 giovedì e questa è la nostra sigla. Hanno tutto un monitor. Esatto, noi non sappiamo più dove guardare. Vediamo un altro. No, non me lo dire perché sennò guardo solo più lassù. Buonasera, buonasera a tutti. Detto anche insieme. C'è tantissima felicità in questo studio perché finalmente, perché? Signori, è arrivato l'autunno. Io non ti so. Scusate, adesso non puoi essere piccola felice. Aspetta, sei arrivato, è andato via, ha finito qualcosa. Piccola parentesi, abbiamo patito talmente tanto caldo tantissimo, che adesso questo fresco è stupendo. No, sono contenta. Devo ammettere che questo freddino anche a me piace. Sì, non ci ha ancora dato la possibilità di fare il cambio di stagione, quindi c'è gente vestita in giro così un po'. Io ho il maglione di lana con sotto una maglietta corta. Ma bisogna vestirsi a cipolla. Bisogna vestirsi giustamente a cipolla. E va, mi raccomando, bene. Se avete qualche vestito che volete, brava, che non sapete dove mettere, potete donarlo a chi? A potete noi. Venire, no. Esatto, da noi, da Spazio Umano, sabato e domenica. Gli orari sono, te lo dico io, sì, 10-12 il sabato e la domenica mattina e 15-18 sabato e domenica pomeriggio. Esatto. Insieme ad Aldi Utility noi porteremo questi vestiti a chi ne ha più bisogno. Brava, brava, bravissima, bravissima. Bene. Ti sei ricordata questa cosa? Poi dopo alla fine diremo anche un altro evento, ma fa niente. Va bene, avanti. Va bene, andiamo avanti, anzi iniziamo. Dai, subito. Iniziamo. Dimmi qual è la parola della settimana. Te la dico io. Sì. Ah, vuoi che te la dico io? Se vuoi te la dico io. Va bene. Uè, Nani, com'è? Tutto a posto? Per quello volevo me lo dicessi tu con questo accento milanese. Milanesissimo. Ma uè Nani, cioè a me, dico, ho detto nella mia testa, ma cosa vuol dire? Allora, io ti dico, questa cosa non ne ho sentito per parlare per tantissimo tempo. Poi a un certo punto qualcuno ha iniziato a dire uè Nani, uè Nani, uè Nani. Ed è andato subito. Ma tu sai cosa vuol dire uè Nani? Beh, da dire uè bello. Uè, allora, bello. Ciao bella. Ciao bello. Quindi un modo di dire un po' nello slang, un po'. Sì, diciamo che è milanese. Un nonno dello slang, perché in realtà è una parola che la milanesità si porta avanti da tantissimo tempo. Sempre. Quindi cerchiamo di tirarla fuori, anche bello. Sì, è simpatico. Beh, adesso che bisogna fare un po' attenzione col politically correct, che magari potrebbe un attimo. È neutro, tra l'altro è neutro, non ha genere, quindi è bello, no? Nani. Bene. Mi piace. Iniziate a portare il Nani nella vostra vita e poi fateci sapere come sta andando. Esatto. Se volete dircelo, ce lo potete dire. Che numero? Al 351 72 20 763. Bravissima, hai imparato. Lo sto imparando a memoria. Ok, a memoria. Andiamo avanti. Bene, bene, dopo questa bellissima parola milanese andiamo sempre indietro nel andiamo tempo. Andiamo indietro nel tempo, pensa, andiamo. Con lo sblocca ricordi. Ok, senti che bella la nostra sigla. Allora, tu sai come si dice, aspetta, come si dice tata in inglese? Ah, la nanny. Ok, abbiamo fatto un grande assonanza. Quanto siamo simpatiche. Abbiamo fatto un'assonanza perché questo sblocca ricordi è quello che sblocca i ricordi dei ricordi. Cioè questa settimana parleremo di la tata. Che bello, Ribima. Cioè, tu mi stai portando una cosa bellissima. Tra l'altro, cioè, vi do questa chicca della famiglia di Eri B. In realtà io ho da sempre una tata. Cioè, tu avevi la tata? Non ho avuto una tata, come si intende la nanny. Okay. Cioè, quella che badava a me. Mm-hmm. Ma ho una vicina di casa che da tutta la vita chiamo la tata. Ma perché stava con te ogni tanto? No, perché era la mia vicina di casa e la chiamavo la tata. Vabbè, la tata. La tata, ve la ricordate assolutamente tutti. Io dico ancora una cosa. Sì. Io anche ultimamente mi è capitato di vederlo su quei programmi, su quei canali dove trovi ancora le vecchie serie TV e
io l'adoro. E anzi, ero andata a cercarmi come finiva. Ah, ok, io lo so come finisce. Allora, vabbè, al secolo. Vai. Francesca Cacace, che entra nella famiglia Sheffield come tata un po' improvvisata, nel senso che lei aveva fatto tutt'altro nella sua vita, sciampista, quello che mi fa impazzire, modella di scarpe. Modella di scarpe, a un certo punto perde il lavoro, perde la casa non proprio, però perde insomma il lavoro e si presenta alla casa di questo Sheffield. Una super papà, casa. Senza la mamma perché è morta da qualche mese, con tre figli. Sì. Okay. In questa casa c'è anche un fantastico maggiordomo e anche un'assistenza di Sheffield. Ma vabbè, la prima volta intanto diciamo, questo sitcom, perché un tempo si chiamavano sitcom, ha avuto ben 11 candidature agli Emmy, 11 nel corso degli anni, e ha vinto una volta soltanto per i costumi. Ma pensa, beh, effettivamente erano i costumi fantastici. Erano molto molto particolari. In Italia è andata in onda dal giugno del 95 al febbraio del 2000. Quindi diciamo 5 anni, ma belli intensi. Belli, poi successo, ovviamente, avete se non visto, mi sbaglio, in questo momento è su Netflix, tra l'altro. Sì, possibile, possibile. Vabbè, i personaggi particolari, sicuramente la tata, lei era meravigliosa, era anni 80, anche se era negli anni 90. Con questo super capello cotonato. Poi sono una chicca che in realtà dicevano che lei fosse italiana, di origine italiana. In realtà non ma è in realtà, normale, non no, è. Nella serie anzi, TV di origine classica, ebrea. Esatto, nella serie TV classica, quando l'hanno tradotta poi in italiano, l'hanno fatta no. quando l'hanno appunto tradotto in italiano avevo pensato che di farla così, ma ci sono delle cose che sono cambiate dalla traduzione, cioè nella traduzione si sono cambiate le cose. Ah, intanto la zia famosissima Francesca. Aspetta che non mi viene in mente, Assunta. In realtà è la mamma di Francesca. Giusto, è vero, nella serie TV italiana l'hanno fatta la zia. Meravigliosa, quella che era la zia più vecchia in realtà era la nonna. Fantastico. Non si sa perché nella traduzione italiana siano stati poi messi parenti così. Ma secondo me dovevano portare un po' una storia, perché forse lì in America andava bene quella tipologia, per gli italiani invece era più affascinante avere la zia. Sì, poi, comunque Francesca e la zia Assunta erano molto simili in realtà, sì. Anche nei modi e nell'essere. La zia Assunta, io mi ci ritrovo tantissimo, ossessionata dal cibo, e aveva questo marito Antonio, se non erro, pazzo, che non si è mai visto, però fa niente, era molto divertente, molto grotteschi, ecco. No, una serie veramente divertente. Vogliamo dire come finisce? Dava anche comunque delle chicche, diciamo, dei sì, giusti, c'era sempre anche giusti una, consigli. Anche una morale dietro. Esatto. In tutti gli episodi c'era una morale, ovviamente i tre figli hanno tre età differenti, uno è adolescente, uno preadolescente e una è ancora bambina. Una bambina. Che però imiterà moltissimo la tata in alcuni modi di essere. E poi, vabbè, c'è una storia d'amore, come sempre. C'è una storia d'amore. Come sempre. E Francesca e Sheffield, insomma, si sposano e finisce così. Finisce così. Esatto. Ma il maggiordomo, la cosa più divertente, è che il maggiordomo, che per tutte le stagioni, che sono sei, detesta l'assistente che è Beacock, Babcock, una roba del genere, alla fine si scopre essere innamorato di lei. Certo, che tutti avrebbero detto che il maggiordomo era gay, invece assolutamente no. Molto bello, andatela a recuperare, perché è veramente uno spaccato italiano, non italiano, ma comunque è uno spaccato di quello che è stato, che sono stati quegli anni. Fantastico, voglio di andarmi a vedere subito, una puntata subito. Subito, subito, subito. Fantastico. Ma andiamo avanti. Prossima rubrichetta. L'aneddoto di M&M. Allora, cosa ci racconti? Cosa vi racconto? Vi racconto, visto che, allora, come stavo dicendo, abbiamo una bellissima casa. Stupenda. Cioè, nella tata c'è questa casa, tre piani, gigante. Sì, lui super produttore di teatro, quindi esatto, pieno di soldi. Pieno di soldi. Beh, vi do un consiglio sulle case di Milano. Cioè,
c'è una casettina molto carina carina in Canada, che vi dico anche in che via, qui in zona San Siro siamo, okay? Via degli Odescalchi, in via degli Odescalchi c'è una casettina che si chiama la casa delle fate, ed è questa casa che diciamo che nel quartiere è abbastanza conosciuta, anzi io in realtà l'ho scoperta da poco perché essendomi trasferita qui da poco tempo. È la casa dei puffi? No, è una casa che sembra una casa delle favole, quelle case proprio non so classiche con, se vuoi, non esatto, so se spaventa. Esatto, questi tettucci così, questi tettucci così, dei disegnini belli, degli rigori un po' colorata azzurrina, proprio una casa delle favole che viene chiamata la casa delle fate. E quindi c'è anche i turisti vanno lì a vedere questa casetta, no? Ma non tutti sanno che quella casa una volta era una casa dove si andavano a fare le zuzzerie! Era una casa di appuntamenti! Una casa di appuntamenti, e pensate, all'interno c'è anche una piscina a forma di cuore. Quindi se vi capita, ovviamente adesso l'hanno poi purtroppo venduti ogni appartamento, quindi è diventato un palazzo con vari appartamenti dentro. Però da fuori una piscina a cuore. Sì. Ma e pensa, da fuori potete vedere comunque questa bellezza di questa casa particolare, vi sembrerà di entrare in un mondo appunto fatato, un mondo fiabesco. Wow, quasi quasi mi viene voglia di andarmi a fare un bagnetto lì. Ma andiamo avanti. Ma che bello questo. Sì, ma lo questo, sapevi? No, assolutamente no. Ma guarda che comunque. Ma forse non ho neanche presente qual è sia la casa, sai. Siamo dietro un po' a San Siro Ippodromo. Ah, ok. Come diciamo zona. Nel quartierino quello per bene di San Siro. Esatto, Siro. Infatti diciamo che ci vive gente importante. Ci vive gente importante. Ma andiamo avanti con la rubrichetta delle rubrichette. Forse arriva anche la sigla. Se non arriva la sigla, non vi preoccupate, ci penserò io a fare. Sono questi gli eventi della settimana a cui io non andrei. Anche senti il rullo di tamburi. Ah, bella, che bella questa collanina, volevo dire. L'ho rubata a mia madre. Brava. Ok, grazie. Brava signora mamma di. Eccola! Gli eventi della settimana a cui Eri B non andrebbe. Okay. Parlo di me in terza persona, ragazzi. Che evoluzione! Allora. Questi eventi? Ah, intanto questa settimana ci sono un botto di eventi. Ma tantissimi. Beh, ma inizia l'autunno. Secondo me si inizia un po' con... No? A far che? Un sacco di cose. Sono gli eventi, ci sono più d'estate. Cose, vabbè, ma anche in autunno. Allora, intanto c'è il concerto di 50 Cent al Forum domenica 22. Andate, divertitevi, io non ci andrò mai. Bello, andare. Sì. E sabato, così ve lo dico anche, però quello è un evento che se tutto sommato se mi regalassero i biglietti ci andrei anche. Sabato 21 sempre al Forum c'è Madame. Ah sì, quello lo sapevo, bello, mi sarebbe piaciuto anche lei. Allora, poi c'è questa cosa un po' particolare, 20, quindi inizia domani, 20 e 21 ottobre, okay. Cioè, che tra l'altro... Ah, 20 e 21 ottobre, cioè weekend, cioè venerdì e sabato è definito, cioè, weekend, va bene? Cioè il weekend Fluo Edition all'Arca Palazzo. E andate, cioè, a ballare weekend, tutti Fluo. Ah beh, weekend perché venerdì sera e sabato sera. E perché domenica non si può andare a ballare? No, di solito si va il venerdì e sabato, così il sabato e la domenica si dorme. Vabbè. Ah, poi c'è questo evento fantastico. Vai. Che mi ha incuriosito il titolo, ma non ho ben capito di che cosa si parla. È al Barrios, intanto. L'ingresso costa a partire da 9,50 euro dal 19 al 29 di ottobre, quindi in realtà c'è ancora una settimana buona abbondante, quindi inizia stasera, c'è il Festival delle Scimmie. Se volete saperne di più andate su www.scimmienude.com. Ci vado sicuro. È una compagnia teatrale. No, penso sia una compagnia ci teatrale. Ci vado sicuro. No, non è il locale Le Scimmie sui Navigli, non c'entra assolutamente niente. Ok, giusto così per puntualizzare. Guarda, ti dico, ultimamente su Instagram mi escono solo video di scimmie. Anche a me. Anche a te. Ma no, io mi scasso. Scimpanzé.
scimmie, scimpanzé. Io quest'estate ho incontrato una scimmia. Dove? Sotto il monte Fuji che attraversava la strada. Ti hai fatto giocare? No, mi sono spaventata, ho detto corriamo che le scimmie sono cattive, questo è risaputo. Vabbè, sono l'ultimo curiosa evento l'ho tenuto per ultimo perché è una cosa che purtroppo mi colpisce sul vivo. Cioè, una roba dove io non andrò neanche sotto tortura. Domenica 22, tra le 15 e le 18, alla stazione centrale, c'è il Festival delle Bande. Ah, che tu hai paura. Io delle ho paura bande. Delle bande musicali, quindi assolutamente no. Però so che c'è un cospicuo numero di persone a cui piace veramente tantissimo questa cosa. Ma lo faranno lì nella piazza? Secondo me sì, secondo me sì. Dai, divertiti, ti bacio proprio, contenta. Ti faccio un video e te lo mando. Invece, così non sono finiti notte. Gli eventi a cui non andrò, ma ci sono degli eventi appunto a cui andremo. Ok, innanzitutto. Partiamo dal primo, venerdì sera c'è la Blabla Night, quindi... Che venite. Cos'è la Blabla Night? Ridillo. Allora, avete un palco, 5 minuti sul palco e voi potete portare la vostra passione e la vostra... conoscenza. I vostri talenti. I vostri talenti, quindi potete cantare, potete ballare, potete leggere una poesia, potete suonare uno strumento, raccontare una storia, una barzelletta, potete fare tutto quello, che appunto... Per 5 minuti sarà il vostro momento di gloria. Esatto. E questo è venerdì sera a partire dalle 21. A Spazio Umano. Poi sabato e domenica, come abbiamo già detto, c'è lo svuota armadi, riempi il cuore, cioè raccogliamo abiti che non usiamo più, quindi che i nostri vicini di casa e noi stessi non usiamo più, esatto, per darli a chi ne ha bisogno, insieme ad Utility. Gli orari sono dalle 10 alle 12 la mattina e dalle 15 alle 18 il pomeriggio, sia sabato che domenica. Esatto, mi raccomando, i vestiti devono essere puliti, piegati e messi comunque in ordine, non devono essere sporchi, rovinati. Sì, o insomma, quelli che sono da buttare, buttateli. Esatto. Quelli che invece non vi vanno più o non vi piacciono più, potete regalarceli. Esatto. E poi l'ultimo evento, c'è il secondo appuntamento della Biblioteca Umana. Esatto, sabato pomeriggio dalle 15, sempre qui a Spazio Umano, avremo un super ospite. Super. Possiamo dirlo. Spoilerarlo assolutamente. Gianni Bianchi. Della Cascina all'Interno. Esatto, che ci verrà a raccontare il territorio, quindi più che il territorio, il quartiere. Sì, come si è evoluto negli anni, il Quarto Cagnino è anche un pezzo di Baggio, perché alla fine la Cascina all'Interno è proprio, diciamo, è la fine di Baggio. Esatto. Ok. Quindi vi aspettiamo numerosi questo weekend a Spazio Umano. Ok, esatto. Esatto. Noi ci stiamo per salutare, è stato certo, bello, piano, ci rivediamo piano. Giovedì prossimo, continuate a condividerci, noi siamo contentissime. Se ci volete scrivere i nostri numeri, ve l'ha già dato Marilena prima. Sì, però ve lo ridico. Ho spoilerato anche il suo nome, ma fa niente. Infatti, 351-7220-763. Esatto. Ma vi lasciamo vi con salutiamo un fastidio. E vi lasciamo, esatto, con qualcosa proprio di fastidiosissimo. Allora, quello che mi dà fastidio è una cosa che spesso succede, purtroppo, sono le bottiglie vuote di acqua, di plastica, diciamo, in giro per casa e non buttate nella pattumiera. Bello.